Dove cazzo è questo qua? Dove è finito? Sento anche i treni come quando eravamo al bar. Barba! Gnamo. Gnami. Gnami, gnamo. Gnami. Gnami, gnamo. Gnami, gnamo. Gnami. Ma tu sei qua? Gnamo. Parlo! Ciao turista per caccio! Namaste! 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 Claudio! Lei è Claudio lì, prenderemo le vecchie reaction. Namaste! Namaste! Ma cosa ci fai qua? Sono io che devo fossi andato in vacanza! Ho trovato me stesso e anche un po' di droga! Ma non potevi trovare te stesso normale? Io ho fatto 5.000 km per venire qua io! Namaste! Namaste. Sono venuto qua in Tibet a usare il fiore del Tibet. È un fiore volante, lo sa, lo sai che è un fiore volante. Tra di te stesso. Io sono tra di te, non posso. Ah, non lo faccio io, però. Sto parruccato la merda, eh. Namaste. Namaste. Claudio, ascoltami. Namaste. Io volevo dirti, ti ricordi che l'ultima reaction che abbiamo fatto prima? No, che tu impazzisci? No, io non faccio più reaction. Lo so, ma questa bisogna farla. Il rap è violento, è misogino, è classista. No, no, lo so. Ho trovato me stesso, sono seduto sulla merda di vacca che è sacra, Namaste. E non è... un po' schifo, cazzo. Ma è sacra, Namaste. Senti. Gnamo. No, non è che l'avevo sentito, senti dire di gnamo. È arrivato il dissing, ricordati, Mike I Snob denunce Nike. No, dissing, fa male, Namaste. Cosa stai facendo? Ti nodi nei capelli, ma fa schifo. Namaste, fratello mio turista. Grazie, se accetto questo fiore vieni a commentare il nuovo dissing di Night. No, l'hip hop è troppo violento, il dissing vuol dire fare la guerra, noi dobbiamo fare l'amore. Ma ci sono le candette! Tieni un altro fiore. Grazie. Il rap è pieno di cannette, potresti venire. Come fai samba? Se vuoi dell'acqua ti compro una spiaggia, ma tu balla. Ciao a tutti ragazzi, felice regresso, fin da ritardo. C'avevo l'hangover, le cose. Perché di solito io parto su, invece no. Ero andato in fissa sul tagliamonti che hai lasciato lì. Mi devi raccontare. Sigla! Mi devi raccontare che cosa hai fatto in India fino adesso. E allora ho scoperto questo mantra degli gnomi. Gnomo, gnomi, gnomi. E vedi gli gnomi dopo un po'. Ah, li vedi proprio, cioè fisicamente. Perché c'hai dei fiori lì in India, Tibet, non si capiva bene che cazzo era. Ho visto che hai fatto abuso e utilizzo di qualche tipo. Pensavo di essere in Tibet, alla fine mi sono trovato in India. Vabbè, che te ne fotte? La mia India, Namaste. Comunque, visto che hai fatto utilizzo di sostanze un po' particolari, chi meglio di Ice Snob no? Decongestionare. Allora, apriamo questa stagione degli Arcade Boys con Ice Snob. Minchia che aperturona. Però apriamo con un dissing, perché tanto quest'anno saremo cattivi, stronzi e violenti. Sì. Però sempre family friendly. Ah, credevo solo. Senza bestemmie, senza saluti romani. Sì. Senza prendere in giro le minoranze etniche. Tu sei fascista. Fascista. Io ti odio, Codino, quando dici di Codino. Codino. Io vorrei Codino. Chiedere alla ragazza che c'era l'altro giorno al concerto di. Non mi ti voleva toccacciare tu. Di Johnny Scandal. Johnny Scandal. Che da di bordo palco faceva così. E ti voleva toccare la ciccia. E mi voleva toccare la ciccia. Io questa ti è una molestia sessuale. Sì, se lo fai sì, una donna. Sì, se sì. Un uomo lo fa una donna così, è una molestia sessuale perché va al palpeggiamento a distanza. Ma anche il dissing di Snob è una molestia sessuale? Sì.
Sì, sì, perché dal momento che dice io ho il cazzo così grosso, che implica che stai parlando di sesso, quindi è una molestia. Il titolo sarà Ice Snob molesta sessualmente Night. Ok, femminiello. Vabbè, andiamo subito a vedere se ha fatto qualcosa. Produzione Tradez. Tradez, ciao Tradez. Però è nome simile a Fedez. No. Quindi è il doppio dissing. Ok, lo conosciamo, lo conosci pure Tradez, ci hai pure parlato tutto il giorno. Vai! Laser. Madonna. Donne bioniche, uomini bionici. Pregne meccaniche. Alleluia. Alleluia. Matali. Sì. Linee vocali sue. Infatti molto. Ratata. Rascritta. Bello però, non è brutto. Alleluia, nel senso che è finalmente tornato. Alleluia, vai. Oh, anche a Sfera? Milione di chi? Quello dello scrittore, forte del tuo condominio. Oh, dissi da lo per farti cacare. Aia. Guarda che fisichello si è fatto. È uno stronzo, sono noi che siamo ingrassati. Il tornello brutto, eh? Tornello brutto. L'unica cosa bella del tornello sono le immagini. Ma cos'è sta merda? Ma vai via. Frate, non esce più rapper decente. Se tu porta i fiori che ti faccio il mazzo. So canti con schioppi, fra che imbarazzo. Tu ma non lo so se ti senti cantare. Che fisichello che si è fatto il merda, oh. Fanno smolli con la droga. Un fastidio di merda, questo serpente. Tu la India devi dimenticare. Vabbè. Finisce, rest in peace. La chiusa con rest in peace. Ah, allora, bello sto dissing. Meglio di Machine Gun Kelly, secondo me. Allora, io ti dico che più divertente. Lui, come abbiamo sempre basta detto, basta che non mi dici c'è. Che si scrive uguale, ma si legge completamente. Bravo. Lui, come abbiamo già detto, nei dissing e nei pezzi conscious, spacca molto di più che quando fai pezzi happy, pezzi di cazzi che non servono. Pezzi di cazzi non servono a niente comunque, può farli pure. Che merda è quella roba lì, volendo andiamo a leggere il testo. La feroce. Perché allora mi fa incazzare. Il problema è che alcune cose che ha detto, secondo me, nel pezzo, le ha dette per il dissing, però è innegabile che Night sia un cantante, che sia un bravo cantante. Bravo rap. No, anche quando fai i melodici non è male, anche le linee melodiche le sceglie. Secondo me molta roba è stata detta per il dissing. Vabbè, ma non so quanto ci creda davvero anche. Ma è com'è, ma lui l'ha detto che Snob l'ha detto che comunque Night è bravo e preferisce comunque di starsi con uno bravo sì, che con un coglioni. Beh, come quando sei sul ring e ti piglia a pugni, ma non è che poi fuori ti vedi ti prendi la sprangata nei parcheggi. No, ma certo, assolutamente. Giusto. Devo dire che tecnicamente forte. È stato bello questo pezzo. Sì, perché faceva gli extra beat e sembrava che non li chiudeva, però poi anche il fatto c'erano. Di prendere l'extra beat che di solito non fa, perché era con Night che di solito li fa. È figo questa cosa. Ha fatto bene. Ci sta. Sono capace a farlo. La ragione dei fest, infatti è la ragione tu. E cosa ho detto io? Te ti fada. Per favore. Devo dare buon esempio a sti falliti che mi nominano in vano. O sul divano con una webcam. Ecco. Fatti il segno della croce. Dopo pregami. Sì, segno della croce, pregami perché alleluia riprende quindi. Eh sì, okay. E poi qua è una frecciatina a Drefgold. Mi trovi il martedì, sì, il mercoledì, gennaio, febbraio, marzo. Ok. Capito? Sì, sì, classico. Uguale. Sono per la Calle. E riprendendo anche quello che poi ha fatto Night. Gennaio, febbraio, marzo. Sono per la Calle che non hai mai visto. Sono per la strada che non sì. Tu vieni con Sfera su una Tesla succhiarmi il cacio. Questo è pesante. Pesante anche perché mette in mezzo a Sfera e tutta l'ambaraglacchio. Giusto. E comunque ormai Sfera è diventato uno dei punti. Cioè, da che tutti quanti miglior rapper, ora è una sorta di spauracchio del rap che si sta deteriorando. Insomma, del rap dei bambini, diciamo. Rap dei bambini tossici. Questa è una mia opinione. Ovviamente non credo che Mike abbia voluto dire una cosa del genere. Però quando passi, fischiano come il taxi. Tu col tuo socio incapace bassi. In pratica, 2 minuti scarsi. Ti ammazzi in 2 minuti scarsi. Come tu, tuo socio incapace bassi? Tu col tuo socio incapace bassi. Siete bassi. Bassi! In pratica 2 minuti scarsi. Oh, 17 minuti. Ma... E poi ha detto 2 minuti temporale. Ho capito. Mannaggia il cacchio. Ci abbiamo un attimo messo un attimo. Non lo vedi che non fotti col migliore? Stai zitto, in banco ho già 1 milione. Milioni di debiti. Credo. Parli del blocco fratellino, intendi quello dello scrittore. aspetta che indovino. Sarebbe più forte il tuo condominio. Così fallito che dissi perfino a Lolo per farti cacare. Cioè, è stato la merda della merda. Mamma mia. Quando per favore gradi Fahrenheit. No, tu non devi fare come quindi Night. Per favore gradi Fahrenheit. La temperatura. Non lo so.
che mi nomina nelle sue canzoni perché campa con i clickbait. Però clickbait si dice così, o si però è licenza politica. Poetica. Noi abbiamo quella politica. Sì. Bravo. Allora, tre palazzi per la strada, mi gridano sei un coglione. No, gridano così. Magari uno sì. Domani segnati assente. A me no, non fotte niente. Roma è dei tempi di Primo che fra te non esce più un rapper decente. Molto bello, anche perché sai bene che 3D ha lavorato con Primo. Sì. Secondo me è un apprezzamento certo. A quello che è poi anche il loro lavoro. Tu porti i fiori che ti faccio il mazzo. A ogni rima frate un epitaffio. Figo, bello, bello. Con le killate che frate ti ho messo in sto pezzo, per te sarà meglio uno schiaffo. Allora, Mike, io lo so che tu sei un gamer, però un gamer il latte non si dice più, si dice frag. Ah, scusa, non sei alla moda se non dici le cose bravo. Giuste. Noi cazzo di moda con le frag che ti ho messo nel petto, poi doveva fare un'altra rima. Bravo, capito? Dopo gli amici fai gli extra beat. Dopo gli amici poi pisce t'annaffio come in terrazzo, canti con schioffi, fraga imbarazzo. Schioffi di merda, ti fai cagare schioffi. Te lo dicono tutti che fai schifo. Ho fatto i pesi e mi fa male fare così. Però per schioffi potresti farlo. Ma quale tigre che sembra un gattino? Io tutti sti babbi li voglio matare. Sì, lo so che ti senti un cantante, però non lo so se ti senti cantare. Io non sono... Però fa ridere. Fa bella. Non sono d'accordo, però. Vabbè, ma è il fine della goliardia. Sì, sai, ma che infatti lui... il dissing preso così è goliardico, ci sta. Anche quando è andato, a da Kuma e coso lì, sì, a da Snob. Ai Snob il soggetto, sì. Quando è andato, moto per andare a Real Talk. Ha detto: sì, quando facciamo professor Barlo, Dr. Barlo, quando facciamo il dissing che si fa, poi rispetto fuori, certo. Ma sulla base nessuna vietà. Allora, raga, io ma chi è sto qua? Ma chi se ne frega? Il giornalista. Io sono d'accordo sul fatto che il pezzo sia un bel pezzo scritto bene. Sì. Non sono d'accordo su alcune cose, ma semplicemente ci stavano nel pezzo. I tornelli sono più belli quelli di Nike. Minchia, va perché ha le linee vocali un attimo così. Penso è bello, sono contento che abbia dissato Schioffi, quel merda. Tra l'altro mi hanno detto Schioffi che su chi cazzi? Sì, a tutti di 12. A tutti di 12. Su che ricaccio. Ho capito. Sono contento che abbiano finalmente capito le persone che Sfera e Basta e Draftball facciano cacare. Botto. E che Lolo soprattutto sia meno della merda, così potete dissarlo. Lui gioca in Serie A, si sente uno dei migliori, ma non fa i numeri che fanno i migliori. E deve comprarsi le pubblicità e gli AdWord. Comprateli ancora, che abbiamo fatto un botto di soldi. Ti prego, soldi. Quel mese, grazie. Quel mese lì, minchia, io sono riuscito a mangiare ben una volta e mezzo, perché poi ho fatto pagare da bere a lui. Però comunque pizza è uscita. Raga, ci salutiamo e ci vediamo domani con un altro video fantastico, che è quello di... Quest'anno saremo molto più cattivi, perché non ne vogliamo più di amici. L'abbiamo detto all'inizio. Che video ci sarà domani? Cazzo non so. L'abbiamo già girato, dai. Ah, quello bello! Domani... Quello bello bello di Achille Lauro e Gem. No, domani Achille Lauro e Gem. Achille. Se volete seguire live, ce l'hanno tolte, siamo su Twitch, qua sotto trovate anche il link di Twitch. Ce l'hanno tolte perché in Italia è un paese semi-libero, ricordatevelo. Tra poco verranno fuori le date e noi inizieremo a fare X Factor in tempo. Che viene fuori le date. In tempo reale faremo X Factor commentandolo, quindi seguiteci ragazzi. Forse. Se non ci chiudono prima anche lì. Ciao!